ragazzi e benvenuti a questo nuovo video tutorial sul mio canale Aging Guru Channel TV. Oggi parleremo di un argomento che, pur sempre trattato da diverse persone, sembra non essere stato molto ben recepito, ovvero per quello che riguarda DTD Ballistic. DTD Ballistic, in realtà abbiamo due versioni di Ballistic. I Ballistic, la prima serie, quello che era White Killer, e poi il Real Fish. Solo quest'anno è uscito anche il Ballistic Edgy. Perché questa premessa? Molto semplice, perché purtroppo tante persone, vedendo la forma del Ballistic Real Fish o del Ballistic White Killer, pensano che sia un artificiale da utilizzare in barca. La cosa non è assolutamente vera, è un artificiale che è stato studiato, costruito e progettato proprio per essere proprio per pescare dalla riva. Infatti le sue caratteristiche sono quelle di poter essere lanciato a delle distanze che normalmente un pesciolino di quella forma e di quelle dimensioni non raggiunge. Ma vi dirò di più, è un pesciolino che un Edgy che raggiunge delle distanze veramente importanti. Non parlerò di 10 metri in più, 20 metri in più, per motivi che più tardi vi andrò a spiegare. Ora facciamo una panoramica di quelli che sono i Ballistic come fin da lì, diciamo, dalla loro prima produzione. Ora sprenderò la telecamera e vi farò vedere nella mia borsa alcuni di questi Edgy. Io selezionerò appunto questi, i Real Fish, come questi sono ovviamente tutti dei DTD. Selezionerò due White Killer, poi vi dirò perché, e poi selezionerò un paio di Ballistic Edgy. Andiamo a vedere qual è la differenza. Allora, i primi che sono stati costruiti sono gli White Killer in 5 colori con le pennine al posto delle pinne, quindi troveremo delle piumette. Nella seconda versione, dove sono stati aggiunti ai 5 colori il nero e il blu, troviamo le pinnine in silicone. È una miglioria perché anche durante il volo fanno un po' meno attrito perché rimangano più aderenti al corpo. Poi sono stati costruiti i Real Fish in 6 colori. Ok, questi sono alcuni esempi. Solo quest'anno è stato costruito il Ballistic Edgy. Ovviamente questo si capisce perfettamente che è un artificiale da utilizzare dalla riva. Vi dicevo appunto che su questi modelli qua molte persone hanno espresso dei dubbi e delle particolarità di pensiero, dicendo ma questi sono degli artificiali da utilizzare dalla barca proprio perché vedevano la forma. No, questi artificiali sono stati costruiti da DTD con l'intento proprio di essere utilizzati da terra. Infatti chi li ha progettati e costruiti è comunque uno dei proprietari di DTD, che è anche un ingegnere meccanico oltre a essere un bravissimo pescatore, e che appunto ha realizzato questi per a far sì che potessero essere lanciati veramente lontano. Ma vediamo come sono fatti. Bene ragazzi, ora andiamo a vedere come sono costruiti questi artificiali, diciamo in linea di massima il principio che serve per poterli lanciare così lontani. Partiamo da uno dei due, o il Real Fish o il White Killer. Il principio è lo stesso, anche su questo c'è qualcosa leggermente diverso. Qui all'interno c'è una sferetta in acciaio, ma direi piuttosto in ferro,
che può essere fermata o in testa o in coda, perché sia in coda che in testa ci sono due piccoli magneti che la trattengono. Ora, il trasferimento del carico di peso serve per poterla far, primo, lanciare più lontano, secondo, farla navigare come veramente è stata concepita questo artificiale. Basterà semplicemente che prima del lancio questo artificiale venga preso e scosso verso il basso e le sferette si posizioneranno verso la coda. In questo modo il lancio sarà molto più fluido e molto più lungo, anche perché, come ben capite, è proprio la forma di un proiettile, per cui ha il massimo della aerodinamicità. Ok? Nel momento in cui poi questo artificiale giunge alla profondità che voi desiderate, non fate altro che dare una gercata energica e il trasferimento delle sfere avverrà posizionandosi nella parte anteriore, cioè in testa. Questo è importante perché permetterà al vostro AEGI, al nostro artificiale, di nuotare in una maniera molto corretta. Quando il peso, diciamo, è nella parte posteriore e viene lanciato, ricordatevi che ha un tempo di affondamento molto rapido, circa intorno ai 3 secondi per ogni metro. Quando invece viene spostato in avanti, la casa costruttrice lo dà per 6 secondi. Come si utilizza questo artificiale? Molto semplice, una volta raggiunta la profondità desiderata, andrà semplicemente data una gercata per trasferire il carico delle sfere in avanti, della sfera in avanti, e andrà recuperato molto lentamente e con delle cercate morbidissime, sia lateralmente a destra e a sinistra e anche leggermente in verticale. Ora, ovviamente, più le cercate le date veloci e più questo prenderà superficie, quindi tenderà a salire. Per cui il mio consiglio è fare dei recuperi molto lenti e intervallarli a delle pause più o meno brevi. Poi starà a voi capire come i calamari mangiano e quindi adattare i vostri tempi di recupero e di pausa in funzione degli attacchi. Come dicevo poc'anzi, fare dei lanci con questi artificiali significa comunque raggiungere delle distanze importanti, superiori ai normali artificiali, primo perché non hanno la deriva sotto, quindi hanno un attrito inferiore, secondo perché l'aerodinamicità del corpo consente dei lanci più lunghi e il trasferimento dei carichi di peso consente appunto di raggiungere delle distanze maggiori. Ovviamente qui non si parla, io non posso dire fai 10 metri in più, 15 metri in più, 3 metri in più, è un po' un assurdo dire queste cose qua, perché comunque ci sono molte varianti. Quando hanno studiato questo artificiale è stato studiato seguendo un po' quello che, diciamo, a grandi linee possiamo definire un concetto di balistica, quindi di lancio di un proiettile con una determinata forza a una determinata distanza. È ovvio che rispetto a un proiettile di un normale fucile, di un'arma da fuoco, questo ha uno svantaggio, che è legato a un filo, per cui abbiamo un attrito maggiore nell'aria dovuto al vento, alle correnti laterali e a quant'altro. Altra cosa che noi possiamo fare in maniera soltanto empirica, cioè senza fondamento scientifico, è fare delle prove di lancio, però capirete bene che purtroppo non, perché dico empirico e quindi sono prove più pratiche che scientifiche, perché in realtà non potremo mai sapere se applichiamo la stessa forza utilizzando un AEGI, ma anche lo stesso AEGI, in lanci consecutivi, per cui uno, non sappiamo se lo lanciamo sempre con la stessa forza. Due, non sappiamo se lo lanciamo sempre con la stessa angolazione dal punto di sgancio, quindi dal vettino della canna, all'inclinazione, quindi all'angolo sull'acqua. Per cui in base a dove viene sganciato è ovvio che può andare più lontano o più vicino.
questo è molto semplice. Infatti il costruttore nella sua scatolina scrive un 40% in più della distanza. Questo perché? Perché tendenzialmente, da prove che loro hanno fatto, il ballistic raggiunge un 40% in più rispetto a una normale Totanara, normale EGI. Quindi non parliamo, neanche loro dicono 10 metri in più, 20 metri in più, è un po' un assurdo, perché va capito in funzione, in paragone a che cosa? A una Totanara delle stesse dimensioni? Non ha senso, perché le altre Totanare, gli altri EGI hanno delle derive, per cui hanno comunque un attrito nell'aria. È ovvio che questo tipo di Totanara qua, questo tipo di EGI, avrà dei grandissimi vantaggi quando viene lanciato controvento rispetto agli altri, perché non avendo appunto una deriva, un piombo, capite bene che viaggia molto più pulito e molto più libero. Per cui il vero grande vantaggio lo troveremo sempre controvento, anche senza vento, è ovvio, basta fare delle prove e si vede che questa Totanara viaggia a delle distanze considerevoli rispetto alle normali Totanare, specialmente se si utilizza dei trecciati molto sottili piuttosto che dei nylon o dei fluorocarbon. Utilizzando un diametro di uno 0,08 di treccia, si raggiungono veramente delle distanze considerevoli. Fermiamoci un attimo e vediamo un altro confronto con il Ballistic EGI, che ora andiamo a prendere. Ballistic EGI. Questa Totanara ha delle caratteristiche molto simili al Ballistic Real Fish o White Killer, perché funziona esattamente con il trasferimento dei carichi proprio come quelle, proprio per raggiungere delle distanze più importanti rispetto al modello tradizionale. Come funziona? Bene, innanzitutto guardiamo cosa c'è scritto sulla scatola. Sulla scatola c'è scritto, il costruttore lo dichiara, per un 36% di distanza in più raggiunta, proprio per il trasferimento delle sfere, che va fatto esattamente come per l'altro Ballistic. Ora, qui all'interno abbiamo sempre due piccoli magneti, uno in testa e uno in coda, ma a differenza dell'altro abbiamo due piccole sferette, una più piccola davanti e una più grande di dietro. Anche qua basterà semplicemente far spostare le sferette verso il basso e potremo lanciare il nostro EGI. Caratteristica di questa Totanara molto particolare, no? Qui abbiamo preso un nero, vi faccio vedere un colore un pochino più visibile. Questo è un arancio e vedete bene che è la prima Totanara al mondo che ha una deriva mista, una deriva che è fatta in polimero e una semisfera in acciaio. Perché è stato fatto questo? È stato fatto questo perché potesse avere una aerodinamicità maggiore, nonostante appunto il trasferimento di carichi, perché fare un trasferimento di carichi di un peso per poterlo lanciare e poi fare un piombo che, o una deriva che ostacolano comunque il lancio, era praticamente assurdo. Quindi qui il concetto è esattamente lo stesso, quello di far spostare le due sfere nella parte bassa. Ovviamente anche qui, una volta raggiunta la profondità desiderata, che questo scende sia con le sfere in coda che in testa, intorno ai 4,5 secondi per ogni metro, basterà semplicemente dare una cercata e portare le sfere in avanti. Ora io le ho già spostate, le spostiamo in basso e poi con la cercata, una volta che arrivano in avanti, non tornano più indietro. L'importante è ricordarsi sempre in ogni lancio di prendere e spostare le sfere verso il basso, perché purtroppo vedo
tutti i giorni che vado a pesca gente che utilizza il ballistiche in maniera impropria, anche se devo dire che raggiunge delle distanze comunque molto importanti anche senza il trasferimento della sferetta, ma è stato studiato appositamente per raggiungere delle distanze diverse dalle altre totanare. Perché? Perché specialmente nelle aree portuali, dove ormai i calamari sono soggetti a una pressione pescatoria non indifferente, dove abbiamo dei lampioni o delle luci come qui dove sono io, spesso si creano queste ombre in mare, no? E i calamari stanno molto al di fuori di queste ombre, di questi diciamo questo luce che si riflette in acqua, stanno ben oltre. E infatti ho visto che con i ballistic in questi giorni ho fatto tante catture veramente a grandi distanze. Ovviamente metterò le foto delle catture subito dopo questo video, anche perché purtroppo realizzare dei video in diretta delle catture non è, in questo posto dove sono io non è semplicissimo, primo perché c'è troppa gente, spesso perché c'è vento, mettere una telecamera in testa è pesante, ci sono mille motivi per cui generalmente evito di fare delle riprese in diretta, anche se mi ero attrezzato per quello. Ora vediamo come fare qualche lancio con queste totanare. Per questa occasione utilizzo una canna della Akami, una Mirtus, utilizzo una Mirtus Egi, che è una canna da 8 piedi e 3 e lancia circa immediatamente dai 2, dalla misura 2 alla misura 4 con molta tranquillità. È un vettino molto morbido, però allo stesso tempo ben reattivo. Mulinello, utilizzo un Excel 2005 sempre Akami, che mi consente un ottimo imbobinamento per essere un mulinello di buona fascia e molto ben resistente. Il vantaggio di questo mulinello è questo bel pomello che consente di mantenere sempre in contatto chi utilizza questo attrezzo con la preda. Ora vediamo alcuni lanci. Innanzitutto andiamo a montare sul nostro snap una totanara qualsiasi. In questo caso io prendo un white killer verde e lo inserisco nel mio snap. La particolarità del white killer e del real fish che hanno mantenuto in testa la girellina, mentre per quanto riguarda il ballistic edge l'anellino è fisso e non ruota. A mio avviso il fatto che ci sia un anello che gira è molto importante per evitare le torsioni sul filo, specialmente quando i calamari arrivano sotto costa e iniziano a pompare e girano su se stessi. Questo evita, li asseconda, per cui evita indurimenti o irrigidimenti fra l'artificiale e il nostro finale. Bene, andiamo a vedere alcuni lanci. Come vi dicevo, posizionerò prima le sferette verso il basso, quindi faccio questo lavoro qua. Ecco, una piccola premessa: qualcuno ogni tanto mi chiama e mi dice sai, non riesco più a spostare le sferette verso il basso. Ragazzi, assicuriamoci che siano dei modelli ballistiche, perché se no state 3 ore a cercare di farle scendere e prima o poi rompete l'artificiale a forza di batterlo per farle scendere. Per cui accertiamocene, perché ci sono dei modelli uguali a questi, uguali ai real fish, no, che sono non ballistiche, per cui sono quelli da barca, per cui è ovvio che rischiamo di non far scendere nessuna sfera, perché all'interno non c'è nessuna sfera, capito? Per cui ora vediamo come effettuare appunto questi lanci. Le sfere sono state posizionate verso il basso, recupero il mio artificiale e effettuo un lancio. Ovviamente dalla telecamera sarà difficile poterlo inquadrare, però vi assicuro che è un lancio che ha fatto almeno 60 metri, cosa che c'è anche un pochino di vento contrario, per cui posso definirlo un lancio fatto veramente come si deve. Ora
lascio scendere il mio artificiale il tempo che desidero. In questo caso io ho un po' di trecciato, per cui col trecciato si tende sempre a rallentare la discesa verso il fondo, a meno che non si usino dei trecciati affondanti o quant'altro. Per cui una volta che metto in tensione la mia esca, do una bella cercata e praticamente riesco a spostare le sfere in avanti. Poi continuo la mia azione di pesca recuperando con il mulinello, veramente girandolo in maniera molto molto lenta, no? Ogni tanto mi fermo, do una piccola cercata morbidissima, recupero il filo in bando e mi fermo. Stessa cosa, magari mi giro, no? In modo che l'artificiale prenda anche una direzione leggermente diversa e continuo a recuperare in maniera molto molto lenta. È ovviamente un sistema di pesca piuttosto lento, per cui ci vuole molta pazienza, ma vi posso assicurare che dà dei grandissimi risultati. Fondamentalmente è studiato per i calamari. Le seppie difficilmente possano rimanerci, però sul ballistic edge ci rimangano anche bene. Poi magari se ho un po' di più di filo in bando lo recupero un po' più velocemente, mi rigiro, posso fare un'altra piccola cercatina verso il basso e continuo l'azione di recupero. Mi fermo, faccio qualche pausa e ricomincio a pescare. È ovvio che la speranza di prendere qualcosa a quest'ora è un po' vana, ma non impossibile. Siamo a febbraio, i calamari bene o male sono abbastanza sotto costa anche di giorno in alcune zone. Qui purtroppo non capita così spesso, ma ogni tanto vi assicuro che nelle prime ore del pomeriggio, quindi verso le 2, le 3 del pomeriggio, già qualcosa arriva. Ovviamente i calamari compiano due migrazioni verso costa, una quotidianamente per venire a mangiare e l'altra quando si devono riprodurre. Ora si è alzato un po' di vento, recupero un po' più velocemente per cercare di farvi vedere anche il lancio con una Totanara, un edgy con l'edge ballistic, col ballistic edgy. Prendo il ballistic edgy e arrivo. Eccomi qua. Allora, ballistic edgy color arancione, ho sposto le sferette verso il basso e mi preparo a fare un lancio. Ho preso un po' di vento, ovviamente non è lo stesso che lanciare il ballistic real fish o il ballistic white killer, perché comunque avendo pur sempre una deriva nel vento ha sempre un attrito. Faccio affondare il tempo che desidero, quindi qui in media ci sono una decina di metri, per cui bene o male in 45 secondi, massimo 50 secondi, dovrei essere sul fondo, dovrei essere più o meno. Poi uno fa delle prove e guarda, ovviamente qui il fondale è a salire, per cui parte da 10-12 metri e risale fino a 8, per cui bisogna stare sempre un po' attenti, un po' celeri, accorgersi quando si tocca il fondo di alzarlo. Ora ho raggiunto la profondità, per cui io metto il filo in tensione, do una cercata, sposto le sfere in avanti e il nostro ballistic edgy inizia a lavorare nella maniera corretta. È ovvio che questo potrà essere cercato, potrà essere accompagnato, perché comunque è studiato appositamente per un altro, diciamo, tipo di lavoro, un altro tipo di cercata. Qui si può fare un
una cercata più veloce, si può fare una cercata più lenta. Io fondamentalmente cercate Japan style non ne faccio mai, perché fondamentalmente qui c'è sempre vento, per cui alzando l'artificiale troppo il trecciato mi prende il vento e me lo porta velocemente a galla, per cui resto veramente in pesca troppo poco, per cui mi limito a fare delle cercate molto morbide laterali, in modo che praticamente posso far lavorare il mio artificiale. Poi ovviamente lo alterno con delle pause e riesco a entrare in pesca. Lo posso alzare, posso fare delle cercate laterali, tutto quello che si vuole. Ovviamente pescando con il trecciato si ha un risultato, pescando con il fluorocarbon in bobina, come faccio spesso in questo posto, se ne ha altri di risultati. E ovviamente il fluorocarbon imbobinato è rigido, ma non ha ma sempre pure un'elasticità rispetto a una treccia, per cui fare delle cercate grosse non ha grande significato. Piuttosto, magari una volta che arriva sul fondo, gli si dà una cercata morbida verso l'alto in modo da alzarlo e metterlo in ben in vista, e poi si recupera lentamente. Ogni 4-5 recuperi lenti si tende a rialzarlo, no? E quindi rimetterlo in mostra. È un lavoro un pochino più morbido, più delicato, no? Ma va sicuro che in determinate zone, come qui, il fluorocarbon imbobinato dà dei risultati che la treccia non dà. Questo perché? Perché ci sono le acque sono veramente cristalline, l'acqua qui, il fondale, si vede a 14, 16, alle volte anche a 20 metri si vede il fondale, per cui capite benissimo che utilizzare delle trecce alle volte diventa un po' problematico, come nello spinning d'altronde. Io fondamentalmente utilizzo dei fluorocarbon molto fili, dal 18, dallo 0,18 come diametro allo 0,20, massimo uno 0,21, 0,22. È ovvio che si devono utilizzare dei fluorocarbon molto buoni, perché altrimenti si rischia solo di fare dei grandi intrighi. Comunque, dimostrare, far vedere che il trasferimento delle sfere all'interno di un corpo possa far sì che questo raggiunga delle distanze maggiori. Io vi ringrazio, vi saluto e spero che questo video possa aver chiarito in qualche modo, anche perché non mi sono preparato niente, è un video di getto, istintivo, per potervi raccontare come avviene, diciamo, questo tipo di utilizzo. Vi lascio a questa splendida cornice in cui mi trovo, dove il mare, come vi dicevo, è un cristallo, qui direi più uno smeraldo, e ringrazio ovviamente Sudpesca che mi dà la possibilità di fare il pro staff per loro, ma ringrazio tantissimo anche DTD per questi magnifici prodotti. Un saluto a tutti quelli che mi seguono, e coloro che mi vedano per la prima volta li invito a iscrivervi al mio canale e a cliccare la campanella, in modo da essere sempre aggiornati su tutto quello che io normalmente pubblico. Un cordiale saluto e a presto!